è il nostro amico Massimo Dagnillo, architetto. Ci ha sempre dato una grossa mano qui in libreria con i suoi consigli, con le sue parole pacate, ci ha portato anche molta frutta e molta verdura. È molisano come Giovanni. No, io, perché in tempi veramente sospetti di pieno Covid, uno tra i primi sei stato che mi ha mandato un messaggio se siete aperti. Però è stato anche l'unico che mi ha chiamato, mi ha scritto, mi ha, come si dice, mandato un messaggio senza chiedermi dei libri, perché non mi ha chiesto, mi continuava a dire è aperta la libreria, e questo... Pensando che Giovanni appunto ha dei lati radicali, non riuscivo a pensare se era il tipo che usciva, se aveva oppure seguiva le norme. Allora è nato questo messaggio strano per capire se così. Quindi volevi inquadrare Giovanni? Quindi volevo, sì, volevo inquadrare, era tutta una tattica per inquadrare, per capire Giovanni, se era un fuorilegge, diciamo. In uno scenario che è quasi metafisico. È quasi banale pensare alle volte a dei quadri di De Chirico, le città rinascimentali ideali dove non ci sono più persone, ci sono solo questi edifici. E quindi alla fine, per assurdo, questo favorisce un po' delle riflessioni che sono quasi più esistenziali o metafisiche che architettoniche in senso puro. L'assenza delle persone evidenzia quanto invece l'architettura nasce e ha bisogno della persona e dell'uomo, nasce per l'uomo e ha bisogno dell'uomo. E anche l'architettura, che è un oggetto, senza la presenza dell'uomo o dei gesti che lo ricordino, per esempio le vostre carriole fuori con i libri, quando si passa, la sedia, anche gli oggetti d'arredo, i vasi sui fiori, sui balconi, rendono vivo, diciamo, un edificio che è nato per essere abitato. Quando vedo la carriola non vedo solo la carriola con i libri, ma vedo voi che l'avete messa fuori, vedo la porta che si apre, vedo un'architettura viva nella quale le persone sono come l'anima di questo spazio. Per esempio, mentre il centro, alcuni luoghi comuni, li abbiamo letti più svuotati, quindi senza persone, invece alcuni luoghi più marginali, soprattutto residenziali, della periferia, meno del centro, dove c'è magari leggermente meno controllo, si è notato quasi come la gente invece, costretta per un certo momento a stare a casa e poter uscire vicino, ha quasi trasformato le vie residenziali nel salotto di casa, ha iniziato di più a uscire, allora dopo mangiato, esce a prendere il sole, quindi c'è stato quasi una trasformazione interno-esterno, cioè la strada da un luogo ostile, tu esci dalla porta di casa, sei nella società, nella collettività, passa le macchine, è diventato invece un luogo meno ostile, il vicino è diventato... Da un possibile nemico a un possibile alleato, insomma è strano da dire, però si sono salutate persone che non si salutavano e quindi è diventata appunto le vie più marginali, chiaramente, dove è diminuito il traffico eccetera, quasi una sorta di salotto, un'estensione quasi della casa. Questo mi fa venire in mente, ecco, un esempio molto interessante, per esempio di modello urbanistico francese, che si chiama la città di 15 minuti. Fornire a chi abita a casa nell'arco di 15 minuti tutte le funzioni di cui può aver necessità, quindi sarebbe la vera attuazione del chilometro zero, quindi ci sono gli alimentari, ci sono gli ambulatori necessari, medici, è chiaro, non tutto, perché le cose più importanti, cioè è giusto che ci si muove. La cosa bella di questo progetto è la riappropriazione di luoghi marginali, perché la gente, se vive più come un suo spazio, ha più cura dello spazio, e tanti luoghi che sembrano di passaggio, piccoli spazi che non hanno adesso valore, invece valorizzati in funzione di essere di una riappropriazione da parte delle persone che possono stare in questi spazi, quindi creare spazi belli dove adesso non c'è nulla, c'è solo una marginalità, un passaggio. E questo progetto è interessante perché sono progetti che, volendo, potrebbero con un po' di volontà attuarsi. Sicuramente l'introduzione del verde è un tema urbano per me fondamentale, perché l'albero
che come l'essere umano non è statico, ti segna le stagioni, cresce, è vita, e tutto quello che è vita ti rende vitale anche questa architettura, scenografia di cui parlavamo prima. Quando si va in mezzo al verde, una persona non a caso si riequilibra, e il verde è importante che ci sia nella città, ti riporta equilibrio, ti permette di avvicinarti al tuo centro. In questo senso, diciamo, riportare il verde, riportare cose che ti contornano e ti permettono di avvicinarti più a poter lavorare su te stesso, perché invece oggi l'architettura, tutte le cose ti distraggono. Solo l'architetto deve essere un bravo psicologo, secondo me, non lo dico io, questo tutti gli architetti ci troviamo a dirlo, perché in un certo senso prima viene sempre il capire con le esigenze, il capire l'esigenza da cosa deriva, prima di tutto se è un'esigenza reale, se è una necessità o è un'esigenza che invece nasconde delle altre cose. Secondo me il lavoro è togliere, allora l'architetto adesso deve mettere poco, deve saper togliere, bisogna saper togliere, questo è difficile, non è semplice. Quindi, cioè, io poi Giovanni lo sa, la quarantena per me è stata un'occasione positiva, lo è, ognuno poi la vive, sono anche privilegiato forse per poterla aver vissuta bene, fortunatamente, perché appunto ha avuto anche eventi drammatici, però tanto la vita è così, quindi bisogna cercare di sfruttare le cose positive, e secondo me, ecco, l'architettura si può aiutare a mettere la persona in condizioni di ripulirsi dai disturbi che il contesto gli dà, e poi lui però deve fare un lavoro interiore, quindi più di tanto non si può fare, purtroppo. Nel messaggio lui scrive come quando parla, cioè io leggo il messaggio, ha la stessa cadenza, la stessa modalità di parlare, la riesce a trasferire nel messaggio, che è una cosa difficile, cioè c'hai come le stesse pause che usi quando parli. Dopo te li faccio leggere gli argomenti, perché è interessante questa cosa, che mi ha stimolato più questo che l'architettura.